Diciamo che una volta era un po' più tranquilla, al giorno d'oggi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in certi orari. E lei ha mai avuto occasioni in cui ha avuto dei furti, dei atti vandalici? Mi sono entrati dentro un negozio di notte, mi hanno rubato il computer, altre soldi della cassa, a volte quando non c'ero e a volte anche quando ero che stavo lavorando. Quale pensa che siano i rimedi che può attuare, non so, il comune piuttosto che le forze dell'ordine? Un tempestivo intervento innanzitutto nel caso di necessità, perché mi è capitato di dover chiamare, molto probabilmente c'è poco organico e non riescono a intervenire anche nelle ore tarde, penso. Anche sia durante il giorno che nelle ore notturne. Lo è, quantomeno nella zona, questa zona qua è sicura, un po' più di controlli da parte delle forze dell'ordine per mendicanti, zingari e quant'altro. Che ci vorrebbe più, diciamo, un controllo maggiore rispetto, diciamo, agli anni passati. Lei ha mai subito dei furti? Sì, a gennaio abbiamo appunto subito un furto di mattina presto, alle 5 e mezza di mattina, diciamo un senegalese, ma qui è entrato dentro e ha rubato, diciamo, 5 di metri. Da Bata in Strada Nuova, volevamo sapere anche da lei cosa ne pensa di Pavia, pensa che sia una città sicura? Sì, abbastanza, essendo una cittadina limitrofa di Milano, è abbastanza.